Buongiorno ragazze, oggi siamo ad Amsterdam, io e mia sorella siamo di festa, i bambini sono a scuola, i miei figli più grandi sono in DAD e c'è un mercatino, quindi andremo a fare il giro al mercato e poi, boh, non lo so, credo giusto un giro per i negozi, molti adesso sono ancora chiusi, a parte Ema, Jumbo, che sono dei supermercati, diciamo. Però i negozi qui aprono più tardi. Ci vediamo dopo. Abbiamo fatto il nostro giro al mercato. Devo dire la verità, non c'erano tantissime bancarelle e nemmeno niente di particolare abbiamo trovato. Alla fine abbiamo comprato un po' di frutta. Questi sono i tram che passano tra le case. Quindi adesso siamo venuti Amsterdam Central proprio con uno di questi tram e facciamo una passeggiata per i negozi, mangeremo le patatine fritte tipiche di queste zone e forse anche le oliebol, che sono delle palline fritte che si trovano nel periodo prenatalizio. C'è un negozio di formaggi e siamo nel mercato dei fiori praticamente. Sono delle bancarelle che sono aperte e vendono i bulbi di tulipani e di altri fiori. Qua usano tutti i bulbi perché resistono al freddo questo tipo di fiori. Di foglie autunnali. Buona giornata a tutti. Oggi siamo venuti in un bosco ad Amsterdam. Guardate quanto è bello, con tutte le foglie cadute. Stiamo attraversando un ponticello e i classici canali olandesi con cresce l'erba e sono molto molto lunghe. Guardate quanto è lunga e ci vuole proprio tantissimo prima di arrivare a mare, mare che poi ovviamente è l'oceano e quindi non si può fare il bagno, ma è abbastanza tipica di queste zone. E poi continuando arriveremo alla spiaggia. Le sabbia olandese è questa che vedete qui, giallina, e qui vabbè non ci si può fermare a mangiare, però si può prendere takeaway o da asporto. In fondo là per esempio ci sono delle bandiere, non so se riuscite a vederle, e ci sono i camioncini che fanno il pesce fritto, che è una cosa. Oggi è domenica e siamo venuti alla spiaggia. In lontananza si vede un faro, poi c'è tutta una serie di hotel, sotto ci sono dei piccoli ristorantini. Adesso in Olanda già da un mese i ristoranti sono chiusi, nel senso che Central Station di Rotterdam non è male, è carina, devo dire la verità, ci sta anche l'albero di Natale. Oggi siamo a Rotterdam, questa è la stazione centrale, abbiamo fatto dei servizi e poi siamo andati a vedere anche il famoso porto.